Intanto ditemi che se si sente, perché ho cambiato setting, ho un fantastico microfono che adesso vi faccio vedere, a condensatore. Irving, ci sei? Bene. Così se anche parte la ventola del computer mi sentite lo stesso. Buongiorno. Ottimo. Allora, piccolo cambiamento di programma, parto io prima e poi interverrà Irvin con la soluzione dell'esercizio. Nel frattempo Irvin provvederà a pubblicare le soluzioni, così potete guardarle mentre lui le presenta. Allora, la lezione di oggi è la lezione conclusiva su Disastrous ed è un esempio di interazione con le sue strutture al fine di aggiungerne una funzionalità. La funzionalità che vogliamo aggiungere sono dei timer che non consumino la CPU, ovvero quando in un sistema operativo normale voi fate, chiamate una syscall che è la sleep. Tecnicamente quella sleep non è che ha un ciclo infinito al suo interno, un ciclo molto lungo e consuma CPU. Quella sleep dialoga con il sistema operativo, cioè è una parte del sistema operativo che comporta la messa in pausa del processo, quindi la messa in waiting, finché non si scatena l'evento, è passato abbastanza tempo, quindi risveglia quel processo. Ok? E per rendere green la nostra precedente implementazione di Disastrous, vogliamo aggiungere questa funzionalità. Tenete presente che ogni volta che si aggiunge una funzionalità è possibile alterare il process control block e le strutture dati che ci sono al fine di aggiungere delle variabili che a noi servono per implementare quella funzionalità. Quindi, in linea di massima, quando c'è un programma, qualunque programma, non importa quanto complicato esso sia, è buona norma. Sì, Irving, li fai dopo gli esercizi. È buona norma considerarlo come un programma, non c'è niente di sacro e di intoccabile in esso. Metteteci pure le mani, distruggetelo perché è il miglior modo per imparare. Ok. Allora, quindi. Come detto prima, in questo episodio che cosa faremo? Rimpiazzeremo la funzione delay, che è CPU intensive, con un meccanismo di timer che mette un processo dentro la coda di waiting per un certo numero di cicli, dove ciclo è un quanto di tempo del sistema. Quando, ovviamente è il processo che chiede di essere messo a dormire, quando abbastanza tempo è passato, il processo viene svegliato e punto, è messo di nuovo dentro la lista di ready. Ok? Pensate un po' agli ingredienti, come quando uno fa una ricetta, fa un programma, agli ingredienti che mi servono per cucinare questa funzionalità. Allora, il primo ingrediente che mi serve sarà una struttura dati per rappresentare il timer event. Perché? Perché quando un processo
dice voglio dormire per X cicli, beh, da qualche parte io la dovrò mettere questa informazione. E siccome stiamo programmando a oggetti anche se in C, beh, la metteremo dentro una classe che chiameremo evento del timer, ok? E quindi questa si ripercuoterà in una struttura. Poi avremo bisogno di un'altra struttura, di un'altra variabile, di un'altra informazione, che sarà un tempo, un orologio, che verrà incrementato ad ogni volta che il nostro timer batte un colpo. Quindi sarà collegato al timer handler. Quindi questa cosa si implementa in maniera molto molto semplice, aggiungendo una variabile, per esempio, di tipo intero, perché diciamo che gli interi bastano, e se gli interi bastano un intero ancora più grande, un long int o quello che è, che verrà incrementata ogni volta che il timer fa tick. Ok? Poi che cosa succede quando un processo dice... Quando un processo dice... Scusate, adesso silenzio tutto. Quando un processo dice voglio dormire per x quanti, beh, lui crea un timer event, quindi esisterà un'istanza dell'oggetto evento timer che verrà ragionevolmente messa in una coda di eventi, che conterrà tutti i timer event che sono stati dichiarati da tutti i processi. Faccio un esempio: abbiamo un processo A ed un processo B. Il processo A, ad un certo punto, mentre è in running, perché ricordiamoci che solamente in running un processo può chiamare una sua syscall, dice voglio pausare per 20 cicli. Bene, lui verrà generato all'interno del kernel un timer event, e questo timer event verrà messo dentro una coda di eventi del timer, dentro una coda. Quando questo processo vuole dormire, lui esce dallo stato di running e viene messo in waiting. Viene preso quindi il processo successivo. Il processo successivo, magari anche lui dice voglio dormire per, magari voglio dormire più a lungo, più brevemente, voglio dormire per 3 cicli. Anche lui quindi creerà un evento, svegliami tra 3 cicli, fondamentalmente, lo mette dentro questa coda del sistema operativo, che è una coda, quindi che è ordinata per ora di risveglio, ok? E poi viene messo a dormire, il prossimo processo viene preso e viene in ready, viene preso e viene messo nella lista di ready. La domanda che si pone a questo punto sarà: ma come faccio e che cosa succede a capire quando devo svegliare un processo? Beh, una cosa è abbastanza semplice. Immaginate che avete, come se sul vostro orologio, quando avete l'allarme, la sveglia, potete immaginare di avere tutti questi tutti questi processi, cioè tutti questi eventi timer, questi eventi sveglia messi uno dietro l'altro. Ragionevolmente, quando l'orologio segna il tempo di sveglia di un processo, uno va a vedere dentro al timer event e dice quale processo devo guardare. Ah, questo qua, bene, allora lo prendo e lo metto subito in ready. Prendo il prossimo, ovviamente ci possono essere anche più processi che si svegliano allo stesso tempo, in questo caso io li sveglio tutti quanti. Ok? Quindi questo qui è il meccanismo generale. Una volta che vi ho spiegato il meccanismo in generale, voi dovreste avere già la sensazione di quello che è necessario fare. In ogni caso, adesso vi propongo la mia soluzione. Come tutti i programmi, iniziamo dalle variabili, dalle strutture dati, fondamentalmente. Allora, abbiamo detto che un timer event è una struct ed è implementata e contenuta in una lista di eventi, in una coda. Tecnicamente, siccome non andava ad implementare le code, io ho detto: sai cosa c'è? Visto che la struttura dati lista ce l'ho e funziona bene, io continuerò a utilizzare la lista. Per gestirla con una politica a coda di priorità, ovvero una coda che rimane ordinata a fronte di inserimenti,
in cui il primo elemento è sempre più giovane, io al momento in cui inserisco un elemento in questa coda, siccome so l'orario di risveglio, andrò a mettere questo elemento nel punto giusto, quindi andrò a scorrere la lista e la manterrò ordinata. La manterrò ordinata in base a quale criterio? In base a quale chiave? In base alla chiave Awakening Time, che è il tempo di risveglio. E mi è sufficiente questa cosa per caratterizzare un timer event, un timer item, come l'ho chiamato qui? No, non mi è sufficiente, perché io devo dire a che ora devo svegliare un processo, awakening time, e devo dirgli anche quale processo devo svegliare. E in questo caso ci metto un pointer al PCB del processo che devo svegliare. Chiaro questo? Cioè, è chiaro. Bene. Questa è la mia struttura dati timer event. Il prossimo elemento sarà, questa è la struttura dati, la definizione della struttura dati, che è una lista, come vedete qui, quindi deriva dall'oggetto list, dall'oggetto listItem. E poi avrò la lista vera e propria. Quindi avrò bisogno di una variabile globale. Ricordiamoci che in kernel space non è che sia proprio un dramma mettere le variabili globali. Metterò una fantastica variabile globale che sarà la mia lista di timer e la chiamerò timer handler, no? Dovrebbe essere timer list, ma ho scelto un nome poco felice. Bene, poi avrò un'altra fantastica funzione che si occuperà di inizializzare un timer. Vediamo un po' questa qui è tutta la segnatura delle funzioni. Avrò un'altra funzione che si occuperà di inserire all'interno di una di inizializzare una lista di timer, in particolare di creare la lista vuota. Una ulteriore funzione che si occuperà di inserire all'interno della lista dei timer un nuovo timer, anche costruendolo. Quindi quando dico cara lista di timer, voglio che il processo PCB venga svegliato all'ora awakening time. Io dovrò chiamare questa funzione qui creerà un oggetto di tipo timer item e lo inserirà all'interno della lista timers, che in particolare sarà questa qua, della lista timers, in posizione ordinata in funzione di awakening time. Poi, e questo qui mi, diciamo, spero che osserviate come tutte le funzioni sono estremamente semplici, fanno dei compiti estremamente semplici e circoscritti, perché il limitare la complessità quando fate dei programmi complessi è un'arte e vi aiuta a fare uno sviluppo molto più rapido, anche se apparentemente solo all'inizio vi sembra di fare delle cose. Delle cose diciamo banali o di non andare veloci abbastanza. Poi tutto questo ve lo ritrovate con gli interessi. Abbiamo un'altra funzione che si chiama current. Ora, perché abbiamo una funzione che si chiama current? Perché immaginate la storia del timer, l'interrupt del timer. L'interrupt del timer arriva e io che cos'è che devo fare? Devo dire esiste un timer item, un evento del timer all'interno della lista, il cui awakening time, quindi il cui tempo di risveglio, è uguale al tempo corrente? Se esiste, restituiscimelo qui. Se non esiste, restituiscimi null. Poiché la lista è ordinata per tempo di risveglio, io dovrò semplicemente guardare il primo elemento della lista o gu dovrò guardare i primi elementi della lista fin tanto che timer list current mi restituirà qualcosa perché posso avere più di un singolo timer che scatta allo stesso momento, allo stesso tempo awakening time.
Parimenti avrò un'altra funzione estremamente semplice che è timer list remove current, che rimuoverà il primo elemento della lista. Poi, siccome non ci facciamo mancare nulla e perché faremo, anche se sono funzioni semplici, anzi più la funzione è semplice, più è facile, commettere errori, avremo la nostra pratica e comoda timer list print, che in teoria è la seconda funzione che dovete implementare fondamentalmente dopo queste qua. Cioè, dopo aver definito la struttura timer. E l'ultima funzione che abbiamo è timer item free. Ora, ricordiamoci che siamo in, tra virgolette, kernel space e quindi non possiamo utilizzare la malloc. Quindi avremo bisogno, per creare questi oggetti timer, di utilizzare un ulteriore slab. Ora vi faccio una domanda ed attendo 6 secondi. Secondo voi, se io ho 100 processi, quanti timer event posso avere al massimo concorrenti? Giriamo la domanda. Un processo allo stesso tempo può andare in sleep 2 volte? Sì, Simone ha detto 99. Perché 99? 99 è la risposta giusta. Anche 100 la facevo passare, ma 99 è la risposta giusta. Perché 1 è la init. La init sta là. Non è che la init si può mettere a dormire. E perché poi c'è un altro motivo. Nel caso in cui io abbia 100 timer, vi ho raccontato che ho sempre bisogno di avere un processo, almeno un processo in running, almeno in disastrous, perché in disastrous io non ho l'idle process, non ho, in kernel c'è proprio una routine di idle che dorme. Io ho sempre bisogno di avere almeno un processo che esiste. Esatto, ma non era, Matteo dice, ma non era perché disastrous vuole sempre un processo in esecuzione, esattamente per questo motivo. Assumo che la init non si mette a dormire. La init si mette in wait e quindi dorme di suo. Perfetto. Ora, queste sono, le funzioni e quindi le variabili globali che dovrò dichiarare. Dovrò dichiarare una timer list e dovrò dichiarare un tempo. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di una variabile globale che è la lista di questi timer. E avremo bisogno di una variabile intera, disastrous time, che è il nostro tempo di sistema e che verrà incrementato ad ogni colpo di timer. Abbiamo finito con le variabili? Beh, pare proprio di sì. Vi aggiungo che la funzione timerInit, si occupa, ora che ricordo, di inizializzare lo slab allocator per i timer, per 99, per numero processi meno 1 timer, ma siccome noi siamo grezzi la facciamo di 100 così non dobbiamo fare i conti. Però, a voler essere raffinati su architetture molto risicate di memoria, uno potrebbe farla un po' più piccola. Bene. Abbiamo quindi preso questa struttura dati qui, la riconoscete? Questo frammento di struttura dati è il PCB. Ovvero no, no, questo ancora non è il PCB. Scusatemi. Queste qui sono le variabili globali di disastrous. Scusate, ho detto una sciocchezza. Quindi qua c'ho i timer globali e qua c'ho il tempo.
Il tempo è facile da gestire perché basta andare nella funzione timer interrupt e incrementare ad ogni colpo di clock disastrous time. Non abbiamo finito, dobbiamo fare ancora qualcosa. Però così abbiamo ottenuto già un timer che si incrementa ad ogni colpo di sigalar. Quindi anche questa qui è una modifica minima che abbiamo apportato al programma esistente. Ora, per non perdermi con il bookkeeping, che vuol dire con il cercare le strutture, quello che farò sarà, all'interno di un PCB, quindi qui sono in un processo, metterci un puntatore, aggiungere un campo dati, di tipo timer item, che è eventualmente nullo e che punta al timer item, quindi all'oggetto di tipo timer, che il processo ha eventualmente creato a mezzo di una slip. Quindi la modifica del PCB consta nell'aggiunta di questo semplice, di questa semplice variabile, un puntatore e un timer item. In questo modo, se per esempio vogliamo abbattere, in questo modo, per esempio, se vogliamo abbattere un processo, voressimo realizzare una funzione chiudi processo anche se viene in esecuzione, potremmo pulire tutte le risorse perché di un processo conosciamo tutto attraverso il PCB. Quindi possiamo risalire al timer, quindi quando eliminiamo sì, un processo, un thread, quando eliminiamo un thread, andiamo a vedere se c'è un timer, andremo nella lista di timer e lo elimineremo da questa lista, mantenendo così il sistema pulito. Dice Lorenzo, ma la traduzione da tempo macchina e tempo reale, come viene gestita? Il tempo macchina è... allora, nel nostro stub, il tempo macchina è un tempo intero e viene gestita da SigAlarm, nel senso che noi diciamo, lo definiamo noi, un quanto di tempo è un quanto di SigAlarm. Se vai a vedere dentro alle define di Disastrous, abbiamo detto quanto dura un quanto di CPU in millisecondi. Quello lì sarà un ciclo di Disastrous, una pertica di tempo. Ok? Quindi tu potrai dormire per un numero, per una quantità di secondi, tra virgolette, che è discreta, una quantità di un numero di quanti che è discreto, 1, 2, 3, 4, 5. Non puoi dormire per un quanto e mezzo. Bene. Ora andiamo avanti. Ricordiamoci che cosa dobbiamo fare ogni volta che viene chiamata la funzione internal schedule, ovvero ogni volta la funzione internal schedule nella nostra implementazione viene chiamata ad ogni colpo di clock, diciamo ad ogni colpo di timer. Bene, ad ogni colpo di timer noi il timer interrupt incrementerà il tempo globale di Disastrous. E noi ci ritroviamo con questa lista di timer ordinata, e dobbiamo svegliare, dobbiamo vedere che ora è, dobbiamo vedere a che ora si sveglia il primo timer della lista, e se l'ora corrente è uguale all'ora del timer della lista, dovremo prendere il processo incriminato e metterlo dentro la coda di Ready. Ma non solo, dovremo anche distruggere il timer associato, perché una volta che l'allarme suona, cioè in questo mondo fittizio, ma vorremmo farlo anche nel mondo reale, la vorrei prendere e buttare. Ecco, siccome siamo col computer lo possiamo fare. Questa cosa qui si gestisce con questo frammento di codice. Allora, come funziona? Dice, abbiamo una variabile che chiameremo il timer elapsed, no? Il timer che ha scattato. Qui c'è un ottimo ciclo while, è molto compatta, ma per farla stare sulle slide,
Questa funzione dice, qui dice, ok, prendi l'elemento corrente della timer list e vedi se il suo, se prendi l'elemento della timer list il cui tempo è uguale al tempo corrente. Vi dico anche che non è ammissibile che nella timer list ci siano timer che sono di un tempo passato. Quindi dici, mi dai il timer corrente della timer list, e se lo trovi, lo prendi e lo assegni ai elapsed timer. E elapsed questa qui è un'espressione che viene valutata quanto vale. Vale non null, quindi vale 1, se elapsed timer è non null. Quindi se elapsed timer è null, io esco immediatamente dal while. Quindi entro in questo corpo del while solamente se il timer corrente, affiorante dalla lista di timer, ha il tempo di risveglio, awakening time, che è uguale al tempo a disastrous time. Se lo trovo, dico, estraggo da questo elemento timer il process control block che devo svegliare. Questo processo, per forza di cose, si trova nella waiting list, perché prima stava dormendo. E io che cosa devo fare? Devo prendere il processo dalla waiting list e devo... Scusate, c'è il citofono, non capisco chi mi rompe coglione a st'ora. Ah, regà, scusate, mi è arrivato un pacco Amazon. Datemi 30 secondi, devo scendere a prendere. Non so cos'è. Succede. Scusatemi. Rieccolo. Allora, eravamo rimasti. Prendo il PCB da svegliare. Sarà nella coda di waiting. Lo tolgo dalla coda di waiting. Mi sono fatto 4 piani di scale a piedi, avanti e indietro in no time. Allora, lo prendi dalla coda di waiting, lo togli, lo metti in stato di ready, gli dici che il suo timer oramai è null, perché il timer verrà blastato. E poi che cosa devi fare? Beh, devi prendere il PCB to wake, il process control block da svegliare, e lo devi sbattere dentro la coda di ready. E in quale punto della coda di ready lo metti? Ricordiamoci che la list insert, se gli passavi, la list insert funzionava che inseriva un elemento dopo il precedente, previous PCB. E se PCB era, se l'elemento precedente era null, è zero, questo puntatore, questa roba qui lo inserisce PCB to wake in testa alla lista. In caso
L'operazione successiva che fai è aggiorni previous PCB, quindi lo sposti a PCB to wake, che oramai si trova in caso di running. Con questo meccanismo, fondamentalmente, tu inserisci in testa la lista di ready in ordine tutti i processi il cui timer si è svegliato, perché all'inizio lo metti in testa e sposti l'elemento successore, poi arriva quello dopo e lo metti in coda a quello dopo e sposti previous PCB e così via. L'ultima operazione da fare, molto molto ragionevole, è timer list remove current, quindi blasta l'elemento in testa alla timer list. Così noi abbiamo mantenuto questo lavoro. Notate che noi non abbiamo lavorato con gli stack, non abbiamo lavorato con gli uContext, non abbiamo lavorato con nulla in questo caso. Noi, Archer Nob mi chiede unboxing live. Lo faccio dopo. Comunque è roba per la didattica. Non dobbiamo fare niente. È tutto molto semplice. Tutto quello che noi abbiamo fatto per fare questo gioco è semplicemente manipolare delle strutture dati. Il plumbing, la cosa attorno, è già pronta. Ok? Quindi questa qua diventerà la nostra nuova funzione interna al schedule. Ora, l'ultimo pezzo che ci manca per aggiungere questa funzionalità è la syscall sleep. Sleep dovrà essere una syscall perché deve fare tutte queste magie dentro le strutture dati del kernel. Quindi dovremmo dichiarare una di definizione dichiarare una definizione di funzione che restituisce un void, non prende un void e il suo passaggio di parametri lo fa attraverso i registri, ovvero attraverso quell'insieme di variabili che noi grezzamente abbiamo messo dentro al PCB. Prenderà un argomento che sarà quanto tempo deve dormire e creerà un timer, lo metterà dentro la lista di timer. E prenderà il processo corrente e lo sbatterà dentro alla coda di waiting. Ok? E questo è quello che viene fatto. Ora, incominciamo a fare un po' di backkeeping, no? Assumiamo che per qualche motivo, per qualche bug totale, un processo che è già in sleep, quindi se sta dormendo non può fare un'altra sleep, perché per fare una sleep deve essere sveglio. Poi rispondo a Matteo. Intanto finisco di spiegare questa funzione. Allora, la prima cosa che può succedere è che abbiamo già un timer. Se già c'hai un timer, c'è qualcosa di tremendo che è successo e ritorni un errore di sistema. Come faccio a vedere se hai già un timer? Ricordiamoci che nel PCB abbiamo messo un puntatore al timer. Poi dobbiamo estrarre dalla internal sleep quanto tempo deve dormire il processo. Quindi se il processo deve dormire 8 ore, cycles to sleep sarà il primo parametro della mia syscall sleep. Quindi cycles to sleep sono le ore che un processo deve dormire. Però siccome la nostra lista di risvegli deve mantenere non le ore che un processo deve dormire, ma l'ora a cui si deve svegliare, se un processo al tempo corrente ti dice che vuole dormire a 8 ore, tu automaticamente sei in grado di calcolare che lui si deve svegliare, per esempio se è mezzanotte, che lui si deve svegliare alle 8, perché dici mezzanotte più 8 fa le 8 del mattino, de domani. Ok? E quindi wake time sarà il tempo a cui lui si deve svegliare. Altra operazione che dobbiamo fare è, all'interno della internal sleep, creare questo timer. E lo facciamo con la ottima funzione timer list add, che abbiamo già detto prenderà il tempo di risveglio, prenderà il processo, quale processo? Running, perché le syscall le chiama tutte running. Prende running e cre ci crea un timer riempiendo queste informazioni e lo sbatte dentro la timer list. Se non è riuscito
a creare un timer, cosa che non può succedere se abbiamo dimensionato correttamente le strutture dati, stamperà un errore. Dice no, non si può, c'hai poche sveglie, fatele basta. A questo punto il processo ha fatto il suo corso, running status uguale waiting, no? Running. È messo nello stato di waiting, è inserito nella waiting list, dalla ready list viene estratto il primo processo, se esiste. Se non esiste, in realtà c'è un errore, cioè sì, è un errore grave questo. L'errore che dice stanno tutti a dormire e poi stampa lo status e non so quello che succede, succedono cose brutte. Ok. They are all sleeping. Ok? Ma questa cosa qui non dovrebbe proprio verificarsi perché ce ne deve sempre essere almeno uno nella ready list. E se non c'è, in realtà c'è il processo, il dormitore del kernel, no? Un dormitore professionista. Parte finale di questo episodio è la funzione timer test. Quindi abbiamo tutto. Ovviamente l'aggiunta di questa syscall dovrà comportare una manipolazione della tabella delle syscall, l'aggiunta di nuovi parametri, l'aggiunta di nuove cose, ma ormai questo l'abbiamo già fatto 2 volte, dovremmo saperlo fare anche la terza. E a questo punto ho fatto tutta sta st'opera e lo vorrei anche provare. E quindi mi invento una funzione, la funzione figlia, che è la stessa, lancerò multipli thread che faranno partire questa funzione, ma la differenzio semplicemente stampando il PID del processo e dicendo che ogni processo deve dormire per un certo numero di quanti che dipende dal suo PID. In particolare un processo deve dormire 20 meno, dimmi il tuo PID per 5. Ok? Ah no, sì. E ogni funzione itererà per il suo PID più 1. Quindi farà per il suo PID più 1 n cicli ed ogni ciclo dormirà questa quantità di quanti. Alla fine dice basta e ritorna un segnale per provare la exit, al solito disastrous get p più 1. Praticamente abbiamo sostituito, se vi ricordate, nella funzione precedente, abbiamo sostituito la wait a bit con disastrous sleep. E basta, a questo punto possiamo farlo girare. Prima di farlo girare rispondo a Matteo. Matteo dice: perché adesso i processi appena svegliati li mettiamo subito in testa alla ready list anziché in coda? Hanno una priorità maggiore per via della richiesta fatta al timer? Ma no, non c'è un motivo specifico, lo puoi anche mettere in coda. Il punto è che se un processo si è appena svegliato, mi piacerebbe, magari ha dormito per 3 giorni, mi piacerebbe servirlo subito, ma se li vuoi mettere in coda, li puoi tranquillamente mettere in coda. Cioè, è una politica così. A naso vi ho seguito. Ok, quindi il messaggio però di questa puntata è che quando siamo in kernel mode, possiamo manipolare il sistema. Tutto è fermo, tutti i processi sono fermi. L'unica cosa che noi facciamo è muovere delle strutture dati. Quindi entri in kernel mode, il mondo si ferma. A quel punto tu sposti le cose, le aggiusti come vuoi, esci dal kernel mode e tutto quanto gira di nuovo. Ovviamente anche in kernel mode possono succedere cose. Possono nei sistemi veri e complessi arrivano interruzioni, ci sono cose da gestire, ci sono più CPU, non è proprio tutto rose e fiori, però per affacciarsi a questo mondo uno può pensare che in kernel mode tu quello che fai è manipolare strutture dati. Bene, allora adesso come la nostra
tradizione impone, vi faccio vedere l'esecuzione di questo programma. Come faccio a farlo più grosso? Questo. Aiuto. Boh. Non mi piace. Come si fa a zoomare? Così. Poi non vedete. Così vedete. Ok, allora questa qui è la child function che noi conosciamo. Per garantire il fatto. Che esista sempre almeno una funzione che non è nello stato di waiting, ho messo la funzione sleeper e poi abbiamo la nostra init che lancerà 10 figli e aspetterà che vengano blastati uno a uno con ciò che avete visto nelle slide. E qua, quando, il nostro programma di prova consiste semplicemente nel chiamare la funzione disastro start con la init in questione. E niente, ogni tanto si sveglia. Queste qui sono tutte le preempt dal processo 1 al processo 1. Ricordiamoci che il processo 1 è lo sleeper, perché 0 e quindi lui viene preemptato ma rientra. N volte vuol dire che tutti quanti stanno dormendo. Vediamo un po' che cosa succede. Se io stampo. Oh. Questi qui sono i timer attivi. Man a mano che passerà il tempo, vedremo se lo lascio girare per un po', vedremo che questi timer finiscono e il processo finisce di eseguire. Vedete che i timer sono sempre di meno, man a mano che i processi muoiono, tutto quanto diciamo, segue il suo corso. È ovvio che questo qua è un esempio dove ce ne ho messi una cifra. Prima di provare questo esempio, ho fatto un esempio con soli due processi. Ok? Però poi uno quando vuole fare lo sbragone, allora ce ne mette 100, dice guarda quanto è bello che funziona con 100. Bene.
Allora, questo conclude per ora la puntata di Disastros, le puntate, gli episodi di Disastros. Disastros è uno strumento, uno stab che può essere e sarà una proposta su cui costruire delle tesine. Lo è stato negli anni passati. Una tesina che è andata per le maggiori negli anni passati è stata lo sviluppo di dei semafori su Disastros, quindi delle primitive, SEMPOST, eccetera, eccetera, che avete già visto a sistemi di calcolo. Quest'anno, dopo 2 anni che offro quella tesina, non la do più perché incomincia, diciamo, il mondo incomincia a convergere verso un'implementazione standard, e comprendete quello che intendo. E quindi, non perché a me me ne freghi tanto della tesina, io vorrei ve li regalerei questi 8 punti, ma quello che mi preme è che voi facciate questo sforzo per voi, per imparare, ok? E purtroppo l'unico modo, diciamo, per essere abbastanza ragionevolmente garantiti che tutti lo facciano, è quello di dare dei punti all'esame. Ma io me ne fregherei pure, comunque. Quest'anno io ho intenzione di dare due tipi di tesine su Disastros. La prima è una tesina da una sola persona e sarà l'implementazione di delle code di messaggi in Disastros, message queue. Quindi ogni processo avrà una sua message box nel quale potrà ricevere dei messaggi che gli vengono inviati di dimensione massima, che gli vengono inviati da altri processi. Questa è la prima. La seconda, questa qui è una tesina da una persona perché è molto semplice. La tesina da due persone, invece, è già più articolata, ma secondo me è molto interessante. Consiste nell'implementazione di un meccanismo di segnali per Disastros. Diciamo tesina, ovviamente le specifiche dettagliate vi verranno fatte poi, ma potete immaginare che nel momento in cui un segnale non viene gestito subito, un signal viene gestito quando un processo si sveglia, e nel momento in cui un processo si sveglia, se c'è un segnale attivo per quel processo, allora non viene più riesumato il processo in running, ma viene riesumato il contesto di gestione del segnale. E quindi, se io voglio gestire dei signal, dovrò creare all'interno di un PCB n contesti, senza che condividano lo stack, uno per ogni signal, e ognuno, nel momento in cui vado a gestire un segnale, deciderà di saltare al contesto che poi serve la funzione che ho installato come signal handler. Quando la funzione che ho installato come signal handler termina, il flusso dell'esecuzione deve ripassare al processo di running. Ok? Questa è l'idea della gestione dei segnali. Diciamo, e più o meno queste sono le cose. Un'altra tesina da 3 persone che posso dare è quella dell'implementazione di una malloc per Disastros, una malloc distribuita basata su body allocator con implementazione a bitmap. Ok? E anche questa, diciamo, è da 2/3 persone. Quindi farsi da una parte la bitmap e poi farsi le syscall che offrono la funzionalità dammi memoria sullo heap per un processo, tenendo traccia del fatto che è necessario tenere da qualche parte una mappa di memoria dei blocchi utilizzati da un processo, in modo che quando il processo termina, il sistema operativo possa liberare, rendere di nuovo disponibili tutti questi blocchi di memoria. Ok, queste sono le tre idee di progetto che ho su Disastros. Un altro tipo di tesina che secondo me è interessante è l'implementazione di dei meccanismi un pochino più da sistema operativo sullo stub di scheduler dell'Arduino che vi ho fatto vedere.
quello stub di scheduler possiamo aggiungere, diciamo, uno strato di timer o di semafori che, insomma, ci avviciniamo un pochino al concetto di disastro sull'Arduino. Queste sono, diciamo, delle idee di base che ho. E quella, due o tre persone. I progetti dovranno, e questo non conclude la rosa dei progetti che vi offrirò, ok? Queste sono delle idee che sto maturando. La scelta del progetto dovrà avvenire poco poco più in là, subito dopo Pasqua vi offro già una rosa per quelli di voi che si vogliono levare subito l'esame, per farvi lavorare in questi tempi cioè per impiegare al meglio questi tempi di clausura, insomma. Rimango un'altra cosa che vi devo dire è che il progetto è per voi un'opportunità per fare qualcosa, diciamo, da soli, cioè da soli, from scratch, e per noi un'opportunità di seguirvi. Quindi non esitate a chiederci supporto. Laddove il supporto non sia, professore, mi rispiega le lezioni da 1 a 10. Ok. E con questo io potrei passare la parola a Irving. Rimango in attesa di domande, ovvero postponiamo tutte le domande al termine della lezione nella quale ci troveremo su Meet come di consueto. Ok? Quindi adesso io passo la palla a Irving, chiudo la live, vi saluto e buon proseguimento con il mio fido scudiero. Ciao. Cioè, a dopo.
Allora, ragazzi, intanto facciamo un sound check, mi dite se si sente bene, se le mie cuffiette da 1 euro funzionano bene oppure no. Perfetto. Qua. Sei silente. Sì, avevo messo il muto nel frattempo che aspettavo, adesso l'ho tolto. Trentasei, vabbè, direi che possiamo iniziare. Ho scoperto che tra l'altro dalle applicazioni, quindi se avete un tablet o una qualsiasi cosa, non parte in automatico il live streaming. Giorgio, non so, ti ho alzato a parla ma non sento. Boh, ragazzi, voi mi sentite? Gain dovrebbe essere ok, sono nella zona verde, se no poi gracchia, non posso alzare più di così il gain. È un po' basso. Facciamo così, così va meglio. Vediamo. Non altissimo, ma si sente. Vabbè, alzo un po' il gain. Ok. Allora, ragazzi. Mi ha fatto bene questo slide. Ok, adesso va meglio. Allora, oggi dobbiamo presentiamo quelle che erano la soluzione, una possibile soluzione dell'esercizio che avevamo dato la settimana scorsa. Allora, l'esercizio non era questo, ovviamente, ma era questo. Era questo. Allora, il contesto era quello di Disastrous, quindi. E avevamo visto come creare tramite la Disastrous Pwn dei thread, diciamo, dentro Disastrous. E abbiamo visto come lo scheduler agiva in modo da creare quello che era una specie di scheduler round robin, ok? Quindi che prendesse il primo nella lista di ready. Per quanto riguarda le tipologie di scheduling, le vedremo più avanti nel corso. Faremo anche degli esercizi belli carini, eccetera, eccetera. Quindi, per il momento, noi sappiamo che lo scheduler era quello puzzo, diciamo, che prendeva il primo nella lista di ready. Quello che dovevate fare era aggiungere, quindi allegare al concetto di processo, di thread o comunque di PCB, una priorità, ok? E dovevate aggiustare lo scheduler in modo che si basasse su questa priorità per decidere chi fosse il prossimo thread da mandare in running. Ok? Come si poteva implementare questa cosa? Allora, dovevate aggiungere un valore nominale di priorità ad ogni PCB, diciamo, ad ogni PCB dovevate aggiungere due interi, ok? Un valore nominale di priorità che rimaneva invariato è un valore che veniva decrementato, che stava ad indicare quante volte si era preso la CPU, diciamo, questo processo. Per esempio, se io ho un processo con priorità 5, ok, vuol dire che necessita di 5 time clock, diciamo, CPU clock per completare il qualcosa, ok. E quindi per evitare che i processi vadano in starvation, quindi che alcuni processi vengano eseguiti sempre mentre altri no perché hanno priorità più bassa, allora dovevate decrementare un contatore all'interno del PCB in modo che diceva ok, tu necessitavi di 5 pertiche di CPU, come dice Giorgio, ne hai fatte già 2, quindi la tua priorità adesso scende a 3 perché hai già utilizzato, diciamo, la CPU 2 volte, quindi così
possiamo far apparire anche dei processi con priorità bassa. Ok? Allora, vediamo un pochettino come si faceva questa roba qua. Allora, questo lo possiamo chiudere. Allora, come doveva avvenire questa cosa? La syscall, allora, riguardante lo scheduler già l'avevamo, quindi dovevamo soltanto modificarlo. Quello che dovevamo fare era aggiungere una nuova syscall all'interno di disastrous, ok, che andasse a far spawnare quindi un thread, invece di utilizzare la classica disastro spawn, noi volevamo una nuova spawn che aggiungesse anche il valore di priorità desiderato che volevamo dare a quel dato thread, ok? Ok, quindi come potete vedere questa l'ho chiamata con molta fantasia spawn with priority, dove gli ultimi due argomenti sono uguali alla spawn, quindi c'è una funzione che sarà dedicata a gestire questo thread e gli argomenti di tale funzione, e poi c'è un intero prima che mi indica la priorità. Allora, la priorità io la sto indicando come variabile, me ne sono appena accorto, come quantum, che indica il numero di CPU quanti che dovrà nominale di quel processo, ok? Quindi più è alto questo numero, più priorità avrà il processo. Poi un giorno vedremo perché l'ho chiamato quantum. Ok, quindi dobbiamo installare una nuova syscall dentro Disastrous, quindi il meccanismo penso sia abbastanza oleato. Anche da voi lagga un pochino l'audio. Non lo so, vi lagga l'audio? Me lo tengo così? No, ok. Quindi il meccanismo per aggiungere una nuova syscall a Disastrous credo che sia abbastanza chiaro, no? Quindi quello che bisogna fare è bisogna partire quindi dalle costanti, no? Partiamo dalle costanti come abbiamo fatto la volta scorsa, aggiungiamo una nuova, diciamo, degli errori e il numero della syscall all'interno del syscall vector, ok? Queste sono delle variabili globali, quindi delle costanti. Potete scegliere dei numeri che volete, però è buona norma andare in ordine, quindi l'ultimo era meno 7, come errore io ho messo meno 8 e il numero della syscall è diventato 8. Poi c'è un altro numero che mi va ad indicare, questo l'ho voluto scegliere io, la priorità massima che può gestire il nostro disastrous, ok? Quindi se mi arriva uno che dice voglio spawnare un processo con priorità 10.000, io dici no. Perché se no siamo buoni tutti. Quindi questa era la prima cosa da fare, dopodiché che cosa bisognava fare? Bisognava andare a dichiarare, quindi questa è la syscall esposta, quindi che verrà chiamata da un processo che vuole spawnare un thread con priorità. E dentro disastrous.c cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare scusate, non dentro disastrous.c, dentro disastrous syscall dobbiamo andare a dichiarare quella che è l'implementazione di tale syscall, ok? Quindi sempre con il solito, diciamo, la solita, come si dice, formalità, diciamo, di mettere interna al prima. E